Ciao dolci unicorni, ho qui due bomboletti di shampoo delle LOL Surprise Fuzzy Pets. Io le sto amando, mi piace tantissimo il loro pelo, di sopra tutto bello, morbidoso da togliere con l'acqua e secondo me è un'innovazione stupenda. Le adoro tantissimo e so che piacciono tantissimo anche a voi. Quindi mi raccomando, se volete altri video spacchettamenti del mondo delle LOL Surprise in generale, lasciate tantissimi like e soprattutto seguitemi su tutti i miei social e se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni, iscrivetevi subito al canale. Detto questo, mi sa che inizio magari da questa. Ok, iniziamo da questa qui e iniziamo a togliere ovviamente la prima cerniera e speriamo bene. Dai, dai, dai. Piano, 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 piano. Ok, ce l'abbiamo fatta. Apriamo. E l'indizio dov'è? L'indizio se n'è andato? L'indizio è quello qui. Giriamo l'indizio. L'indizio è il pelo con il bambino. Cioè, il pelo con il bambino non si può sentire, però è il pelo con un bambino. Se è così che ci posso fare. Lo posizioniamo qui e andiamo a togliere la seconda cerniera. Ok, la sto levando malissimo. Però, siccome sono curiosa, devo rompere tutto. Rompiamo tutto e non si rompe, proviamo da sotto. Ed è monella, mi sta saltando l'unghietto. E che dobbiamo fare? Ok, proviamo così. Fatemi sapere giù nei commenti se anche voi siete bravi o meno ad aprire le bolle delle LOL, in questo caso la bomboletta di shampoo dei Pets. Fatemelo sapere. Ok, perfetto. Apriamo e buttiamo tutto giù. Questa qui la chiudiamo. Chiuditi, chiuditi. Ok, poi le istruzioni e qui abbiamo anche lo specchio, così per fare le foto fashion. La checklist la possiamo anche togliere e io inizio a toccare perché sono curiosa. Sì, 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 sì. Ok, questo lo levo. No, le istruzioni, ciao, ciao istruzioni. Ok, ok, da cosa inizio? Da cosa inizio? Iniziamo intanto da questo qui che serve, la busta non si apre. Ok, eccolo qui, lui sbuca. Serve per portare la bomboletta di shampoo sempre con voi. Ormai lo sapete, quindi è inutile che vi spiego tutte cose, ciao. Poi, qui c'è una cosa gigantesca. Apriamo questo. Ed è un biberon, ed è fucsia e giallo, i colori mi piacciono tantissimo. Apriamo anche la palettina, così vediamo di scoprire l'animaletto. E dice che abbiamo trovato un gufetto, comunque un uccello, perché c'è una piuma, ok. Apriamo questo qui che è gigantesco. Ma che carino, ma cioè, ma un cappello così bello, mamma mia. Tutto fucsia con un fiore gigantesco bianco, mi piace tantissimo, ok. Posiamo qui e a questo punto apro già questa qui, la lettierina, così vediamo cosa c'è qui dentro la lettierina. Leviamo questo, leviamo tutto e non si leva. Proviamo a strappare, ti strappi? Ok, si strappa. Apriamo la lettierina e invece di scavare io vado a toccare la sabbia, perché mi piace di più scoprire le cose così. E che cos'è? Wow. Cioè penso sia tipo un bavaglino o comunque un collarino o qualcosa, penso, da mettere al collo. Penso proprio di sì. Ok, non c'è più niente? No, sto notando che la sabbia dei Pets è più morbida rispetto ai precedenti Pets. Boh, sarà una mia impressione, non lo so. Apriamo la busta perché questo pezzo non ce l'ho. Intanto il... Ma che carino! Cioè, ma guardate questo pelo che bello! È tutto verde! Non avevo mai trovato il pelo verde, se non sbaglio. Ma è troppo carina, mamma mia, mamma mia. Adesso dobbiamo andare a fare il bagnetto alle nostre pezze. Noto che ha un occhio più gonfio, un occhio meno gonfio, ma adesso dovremmo capire il perché, scopriamo, perché sembra tipo un po' strana. Però adesso andiamo a fare subito il bagnetto. Eccoci qui pronti per fare il bagnetto e vedere perché ha la faccia così storta. Vediamo. Iniziamo a togliere tutto il pelo. Ok,
Ok, è uscita. Allora, intanto vi mostro che lei piange perché fa le bolle dagli occhietti e come potete notare ha la faccia schiacciata. Cioè ha la faccia storta, perché oltre ad essere storta la faccia è anche schiacciata. Di qua è tutta schiacciata, mentre di qua è rialzata. Non so se notate, però lei è carinissima, ma non si può vedere che ha la faccia schiacciata. Cioè, ma un pochettino di interesse quando mettono insieme le lolle dentro le bolle, o comunque non lo so. Perché, guardate, cioè ha la faccia, l'occhio tutto schiacciato verso l'interno. È proprio così, ecco, non so se notate. Guardate il mio... ditino qui è più alto, qui è più basso. Non si può assolutamente vedere una cosa del genere. Ma comunque. Allora, lei la posiamo. Prendiamo subito la checklist. Eccola qui. Abbiamo trovato nel Retro Club la nostra Go-Go Birdie. Ed è il pezzo di Go-Go Girl. Si era capito anche dai capelli, perché sono praticamente uguali. E abbiamo visto che piange. Adesso andiamo intanto ad aprire un'altra bottiglietta di shampoo. Eccoci qui con una nuova bomboletta di shampoo. Apriamo la prima cerniera. Ok, piano. Perfetto. L'indizio già l'ho visto, ma è volato. Ok, ed è il pelo, cioè no, è l'ape con il pelo. Che poi l'ape con il pelo sarebbe tipo un calabrone, detto così. Allora, apriamo la seconda cerniera. Ho trovato già questo indizio, se ve lo ricordate, con il primo fuzzy pezzi che ho portato sul canale, che ho aperto sul canale. Quindi speriamo bene che sia magari l'altro pezzo, che io spero tantissimo di trovare. Apriamo tutto. Apriamo e buttiamo tutto giù. Ok, questo qui lo chiudiamo. Perfetto, lo leviamo. E io inizio già a toccare perché sono curiosa. Sono super mega iper curiosa. Allora, qui abbiamo le istruzioni e non trovo la... ah, eccola qui, la lente per fare le foto fashion. Leviamo tutto insieme anche alla checklist. Ho tipo la scrivania bagnata, ma va bene, dettagli. Qui abbiamo la nostra lettiera che è arancione, o in color corallo più che arancione. Iniziamo a cercare la palettina, perché a questo punto io devo capire tante cose. Cosa abbiamo trovato? Anzi, chi abbiamo trovato? Ma che è successo? Non lo so. Che cosa dovrebbe essere questa cosa? Cioè, è tipo... non è una patata. È un insetto? È un insetto? Ho impressione mia. Mi sa di sì. Ma, boh, non lo so. E in più è anche rotto. Ma che bello questo unboxing! Facce schiacciate e cose tipo rotte. Molto bene, complimenti a chi colleziona e chi fa queste cose. Apriamo e qui abbiamo trovato questo qui che serve a portare lo shampoo ovunque. Ma ciaone proprio. Apriamo anche questa bustina e vediamo il biberon. Di che colore è? È rosa e verde. Però questo qui è bellissimo. Anche i colori sono veramente stupendi. Apriamo anche qua, ma una busta gigante per una cosa piccolissima, vediamo. Sì, perché la busta è gigantesca. E poi ho trovato una pettorina tutta tipo verde smeraldo con le borchie. Io non ci sto capendo niente. Magari sono io che sono scema. Apriamo la lettiera e vediamo cosa troviamo all'interno della lettiera. Magari capisco qualche cosina in più. Apriamo, ok, la sabbia è verde, verde scuro. Come posso fare? La prendo direttamente così e saluti e baci. Ci saranno delle scarpe? Sì, ci sono delle scarpe. E le scarpe sono verde e fucsia. Vediamo se sono tutte uguali oppure no. Sì, sono tutte identiche. Qua verde e fucsia. E questa qui la posiamo. Poi qui verde fucsia. Vabbè, avete capito che abbiamo trovato le scarpine. Anzi, le scarpone, perché sono veramente, sembrano gigantesche. Ok. Perfetto, questa qui era l'ultima. E io sono curiosa perché non riesco a capire. Sembrerebbe un pezzo di una LOL molto particolare. Vediamo se mi sbaglio. E mi sa proprio di sì. Mamma mia, che è carina, però vedendola così la lasciare così. Mamma mia, che bello il pelo fucsia. Adoro, cioè il pelo fucsia viola è stupendo.
Vabbè, mi sto gasando tantissimo per il pelo, molto bene, accarezziamo il pelo, mamma mia. Ok, mi sto calma. Vado invece a prendere l'acqua per fare il bagnetto alla nostra pezza che si stava cadendo, ciao. Ma guardate che carino, cioè è bellissimo. Andiamolo subito ad immergere e iniziamo a togliere il pelo. E già da dove escono le bolle? Dalla testa. Ah no, ok. Vedevo le bolle uscire dalla testa, invece sputa. Ok, iniziamo a pulire il nostro pezzo. Ok, eccola qui la nostra cucciola. Come avete notato, lei sputa e gli è entrato praticamente tutto il pelo in bocca, cioè si è ritrovata con tutto il pelo in bocca. Vediamo se riesce così a sputarlo un po'. No, vabbè, ok, poi cercherò in qualche modo di farglielo sputare. Va bene. Ah, forse ci sono riuscita. Ok, ha sputato tutto il pelo, ma guardate che bella, cioè lei è bellissima, è stupenda! Avete capito tutti che si tratta del pezzo di Glamstronaut? Vado a prendere subito la checklist. Ok, fa parte dello STEM Club, abbiamo trovato Raccoon Stronaut e ovviamente non cambia colore ma sputa, anche se come voi tutti sapete, come io so, quando una LOL, una PETS cambia colore sputa anche, però non capisco questa distinzione che hanno fatto, boh vabbè. Ok, andiamo subito a sistemare, giustamente perché sono cinese, andiamo subito a sistemare le nostre fuzzy PETS. Mi sono resa conto che praticamente aveva delle stelline, quindi ho detto ma non è che magari cambia colore, allora l'ho messa nel freezer e guardate, cioè guardate, è diventata tutta blu, mamma mia, sono sbucate tutte le stelline e poi anche gli è uscito fuori un costumino tipo bordo fucsia, che carina, è super mega iper bella, quindi lei sputa e cambia colore insieme, perché infatti come avevo detto anche quelle, anzi tutte le LOL, le pezze che cambiano colore sputano e quindi non capivo la distinzione, ma noi siamo stati fortunati e lei, guardate, infatti cambia colore. Ed eccole qui le nostre cuccioline. Allora iniziamo da lei. Sono dispiaciutissima e anche arrabbiatissima perché trovare una PETS col viso completamente schiacciato tutto da un lato non è bello. Non è bello soprattutto per tutti i bimbi che amano collezionare le LOL. Anch'io che colleziono le LOL, cioè mezza faccia schiacciata per quale motivo. Però per il resto il cappellino è carino, anche il bavaglino è carino, vabbè. Ho notato anche un'altra cosa della nostra cucciolina, ovvero che le scarpe sono completamente larghe, cioè sono troppo larghe, non stanno nelle zampine, le hanno fatte troppo larghe e anche la pettorina è larghissima, tanto che anche se le andiamo poi a chiudere, cioè rimane un po' che come se tendesse a uscire, quindi diciamo cura nei dettagli pari a zero per quanto riguarda le fuzzy PETS. Mi sono invece trovata benissimo con le ear goals perché erano curate invece nei minimi dettagli con pochi difetti, mentre queste qui in due troviamo tutti questi difetti, mi sembra un po' esagerato. E in più c'è anche questa qui che è la palettina anche rotta e non c'era neanche il pezzo di sopra, quindi va bene, sono contentissima di aver trovato lei che cambia colore perché secondo me è stupenda. E poi io adoro i procioni, ma anche lei è pucciosissima, però ripeto, peccato per la faccia perché sinceramente non è neanche bella da vedere. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate quando magari troviamo e trovate dei difetti all'interno delle LOL o dei PETS. Fatemelo sapere giù nei commenti. Io vi mando un grandissimo bacio, super mega iper puccioso, vi voglio bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni!